La giustizia europea dà ragione alla regione Puglia confermando il divieto di impianti eolici in siti di importanza comunitaria e in zone di protezione speciale. L'assessore regionale a Ramo esprime soddisfazione e esprime viva soddisfazione per il favorevole esito conseguito e rimarca la sostanziale identità degli orientamenti comunitari rispetto a quelli della Regione Puglia, quelli che la Regione Puglia aveva tra l'altro già intrapreso nella costruzione di una propria e autonoma normativa in campo energetico-ambientale volta a preservare da iniziative imprenditoriali determinate zone del nostro territorio ritenute particolarmente meritevoli di tutela. 60 consiglieri e 12 assessori, tre dei quali esterni, su questa determinazione la settima commissione consiliare della Regione Puglia, riunitasi ieri, ha trovato la quadra con l'approvazione all'unanimità della proposta di legge presentata in corsa dal presidente De Leonardis, che ha raccolto le indicazioni emerse dal lungo dibattito che ha preceduto la votazione finale. La proposta di legge, composta da un solo articolo, va a modificare il primo comma dell'articolo 24 dello Statuto della Regione Puglia, fissando in 60 al posto di 70 il numero dei consiglieri regionali. Il secondo comma stabilisce che saranno nominati assessori i consiglieri regionali eletti. Ove sussistano esigenze di specifiche competenze, potranno essere invece nominati assessori esterni in misura non superiore a un quarto dei componenti della Giunta regionale. Presso la galleria meridionale del Castello Aragonese è avvenuta ieri sera la presentazione del libro dal titolo Il Castello Aragonese di Taranto, nuova edizione aggiornata. Il volume include gli ultimi risultati delle attività archeologiche ed architettoniche svolte nel monumento rinascimentale. Sentiamo. Il castello aragonese, come simbolo della Marina Militare di Taranto, è segno tangibile di apertura alla città, un patrimonio da salvaguardare, da valorizzare e da promuovere. La Marina Militare è particolarmente orgogliosa di avere in consegna e in tutela questo oggetto così prestigioso che è il castello aragonese e si rende conto che è un impegno importante verso la cittadinanza. Il castello è stato aperto in modo che sia fruibile da tutta la cittadinanza di Taranto perché è emblema della città di Taranto nel mondo. Questa seconda edizione del libro del castello testimonia l'evoluzione del lavoro che si sta facendo nel castello a guida dell'ammiraglio Francesco Ricci e sotto la sovrintendenza dei beni architettonici e archeologici. In questo modo il castello continua a vivere e questa seconda edizione del libro è proprio testimonianza di questo impegno continuativo che la Marina ha con il castello aragonese. La vicinanza di Interfidi per la valorizzazione del castello aragonese, un modo per far crescere culturalmente la città. Ma anche per far crescere economicamente alla città, perché l'Interfidi da sempre, le sponsorizzazioni che ha fatto sono sempre state sulla cultura, perché tutto l'Interfidi, io presidente del consiglio di amministrazione, è convinto che investire in cultura vuol dire investire in economia, perché è propedeutico allo sviluppo economico la cultura. E allora un patrimonio come questo qua, la Marina che ha aperto al pubblico, ma certamente non può pubblicizzarlo. Pensiamo noi di fare un lavoro di apertura nei confronti delle imprese per questo patrimonio che è il patrimonio del territorio. Stiamo parlando di un patrimonio che ha 2500 anni, per cui c'è chi non ce l'ha, la storia se l'inventa. Qua c'è una storia, non c'è bisogno di inventarsi niente. Siamo ora con Gianni Palumbo, consigliere di amministrazione di Interfidi. Ecco, in che misura l'apporto di Interfidi a queste iniziative? Ma soprattutto al di là della misura quantitativa, che è un contributo che il nostro consiglio di amministrazione ha ritenuto di dover offrire questa ammirevole e meritevole iniziativa di cui Taranto sta godendo, quella della ristrutturazione del nostro castello aragonese, e dico nostro perché tale dovrà diventare vero anche in termini giuridici, perché attualmente non lo è. E l'Interfidi si pone in quest'ottica, quella di aiutare in ogni caso le imprese, le aziende e nel contesto di questa attività aiutare con le garanzie che presta in termini di finanziamento alle banche, aiutare la rinascita anche della città con dei modesti contributi che riteniamo utili e fondamentali perché la Taranto si risvegli dal torpore culturale.
Gli agenti del commissariato di Martina Franca hanno denunciato in stato di libertà un 51enne originario della stessa cittadina, titolare di un'agenzia di recupero crediti per truffa, sostituzione di persona e falso. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata da un cittadino che si è visto negare un finanziamento presso la propria banca perché risultava a sua insaputa protestato. I successivi accertamenti dei poliziotti hanno permesso, con non poche difficoltà, di ricostruire la vicenda e risalire così al presunto responsabile che, creando ad arte false cambiali intestate ad ignare persone, riusciva sia ad ottenere liquidità che a pagare i suoi fornitori. Il truffatore, quando le false cambiali erano prossime alla data di scadenza, con l'intento di allungare i tempi, le scambiava con altri effetti, sempre ovviamente falsi, intestati ad altrettante inconsapevoli persone. Per la sua attività illecita il denunciato si avvaleva anche della banca dati in possesso alla sua agenzia. Le vittime finora identificate sono 5. La cultura, nell'ambito dell'iniziativa Incontri nel Parco, rassegna di incontri con l'autore nel Parco Cimino, è stato presentato Fernanda e gli elefanti bianchi di Hemingway, autore Raffaele Nigro. Ernest Hemingway sembra vivere una seconda vita, scoprendo le bellezze e le stranezze del sud Italia, della Lucania in particolare. Una sorta di elefante bianco che schiude al suo orizzonte nuove prospettive, tra le quali l'amore. Sì, l'elefante bianco, un po' come la balena bianca, come il grande pesce marlin di cui parla lo stesso Hemingway. Quindi una metafora di qualcosa che noi cerchiamo e che non riusciamo a trovare poi nella quotidianità. Hemingway scende in Italia meridionale portato da Fernanda Pivano. Ho voluto raccontare di quest'uomo a 50 anni dalla sua morte. Ma è un fatto vero o inventato? In parte vero, in parte inventato. È vero che io ero in una giuria del premio Piero Chiara di Varese, che una giunta leghista ha cacciato i meridionali dalla giuria. È vero che Fernanda Pivano era in giuria e ci raccontava storie della letteratura americana della prima metà del Novecento. Diventa invenzione nel momento in cui creo il gioco del viaggio di Hemingway in Italia meridionale. Come a dire, tra sogno e realtà. Beh, ma sempre la narrativa è questo. E forse anche la vita. Dobbiamo essere bravi nel sognare all'interno di una vita che ci stringe troppo, come una catena che si stringe attorno al collo. Dalla cultura passiamo agli spettacoli, un piacevole ritorno agli anni 60. Ieri sera a Taranto, in piazza Maria Immacolata, Fausto Leali ha cantato molte delle sue canzoni, che rappresentano sicuramente un pezzo importante della storia della musica italiana, pur modificando profondamente i tipici schemi del Made in Italy. Come va? Angeli Negri, Deborah, a chi un'ora fa, fino ai successi più recenti come Mi manchi e Io amo. Fausto Leali si è esibito ieri sera in piazza Maria Immacolata. L'evento rientra negli spettacoli previsti nel programma Città Aperte 2011. Moltissimi cittadini presenti nel cuore della città per ascoltare il cantautore di Brescia. Il concerto di Fausto Leali è una continua sorpresa per chi lo ascolta e continua ad emozionarsi ripercorrendo gli anni 60. Canzoni d'amore che trasmettono forza e che non avrebbero avuto lo stesso successo senza una voce così particolare, una voce black che sconvolge gli schemi tipici della melodia italiana. Pezzo importante della storia della musica italiana che non poteva non attirare un folto pubblico. I risultati hanno dunque soddisfatto pienamente gli organizzatori. Prevista
per questa sera l'inaugurazione di un nuovo punto vendita Mondial Point in corso Piemonte 68 a Taranto. Per coloro che vorranno essere presenti all'apertura dell'esercizio commerciale ci sarà una gradita sorpresa. Termina qui il nostro appuntamento con l'informazione, come di consueto tra pochissimi minuti l'appuntamento è con la pagina sportiva.